Sembra quasi che stia urlando di dolore per la basetta. Benvenuti a un nuovo video di unboxing di Akiba Gamers. Oggi, grazie a Bandai Namco Entertainment, vi possiamo mostrare queste prime 4 figure. In questo caso dedicate, come potete ben vedere, a Dragon Ball. E seguirà un secondo video dedicato completamente a figure tratte da One Piece. Abbiamo ben 4 figure, come potete vedere. Una dedicata a Goku bambino tratto dalla prima serie di Dragon Ball. Una tratta da Dragon Ball Z. E ben 2, come potete vedere, tratte da Dragon Ball Super. Ma non indugiamo oltre e procediamo con l'unboxing di queste fantastiche 4 figure. Io partirei in ordine cronologico, quindi da Goku bambino tratto dalla prima serie. Questa figure è tratta dalla collezione Banpresto World Figure Colosseum. È un contest che viene organizzato da Banpresto ogni anno, dove i migliori scultori di figure si mazzulano di botte per far uscire delle splendide figure. Poi alla fine viene scelta una che viene effettivamente stampata e distribuita e venduta per noi. Per i giapponesi ovviamente le troviamo negli UFO Catcher. La figure vincitrice dell'anno 2017, come vi ho appena detto, è stata scolpita da un autore coreano. Ci ho provato a non rovinarla, scusate. Il packaging interno ovviamente è il solito, quindi cartone su cartone su cartone per proteggere la figure. Allora, è una monoblocco, quindi nessun pezzo da staccare, da togliere. La basetta, eccola qui. Ma se mi dovessi tagliare mentre facciamo il video, poi faccio views. La figure, una volta montata con il suo piedistallo, si presenta così. Goku bambino, appunto tratto dalla prima serie, che porta una cassetta di latte. Che dire, dall'immagine della scatola non avevamo notato tutti i dettagli ed è una figure davvero 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 bella. Ma passiamo a quella tratta da Dragon Ball Z di Vegeta. La seconda figure che vi mostriamo oggi fa parte della Banpresto Figure Colosseum numero 6, ovviamente dedicata a Vegeta. Vediamo la figure, perché la posa mi ricorda molto qualcuno. Un pochino Dio Brando. Ma ero io! Dio! Ho avuto le forbici. In questo caso non abbiamo un blocco unico per la figure, ma abbiamo Vegeta senza testa. Si incastrano le punte dei capelli nella busta, non riesco a toglierla. Vegeta senza corpo e il piedistallo senza Vegeta. Andiamo a incastrare la testa di Vegeta nel corpo di Vegeta. Questa posa un po' mi fa pensare a tante scene, a tante situazioni in Dragon Ball Z del tipo: chi ha cacato nel vaso del vicino? Chi ha mangiato l'ultimo panino? Chi è riuscito a scoparsi Bulma? Ha delle belle chiappette. Vorrei fare i complimenti per il dettaglio delle chiappe. Fate proprio... se sta tenendo proprio dure dure, perché sono... A chi tocca andare in bagno? Abbiamo questo effetto glossy, tipo i rossetti della Maybelline New York, per dare luminosità ai capelli, per dare l'effetto appunto della lucentezza dei capelli del Super Saiyan. Tutto sommato è una bella figure, questa linea ne sforna un bel po' di belle figure. Andando a staccare la testa di Vegeta, cosa che non succede mai nella serie, possiamo notare come sui capelli si è applicato un effetto traslucido sulla base, andando verso l'alto invece viene usato un effetto più opaco per rendere appunto la lucentezza dei capelli del Super Saiyan. Questa figura ovviamente ha meno dettagli rispetto alla prima di Goku che vi ho mostrato, anche perché si tratta soltanto di Vegeta in una posa abbastanza statica, ma le chiappette meritano l'acquisto, cioè solo per le chiappette, e il pacco enorme soprattutto, che non ho capito, cioè guardate, anche di profilo si nota. Andiamo avanti e mostriamo la coppia per eccellenza. Le ultime due figure
che vi mostreremo oggi sono questa di Goku e questa di Vegeta. Apriamo prima Goku e la figure non c'è! Scherzo. Ecco qua. Un blocco unico. La figure si presenta così. Goku che prepara la sua mossa tipica, la Kamehameha, e possiamo vedere come tra una serie di figure e un'altra cambino molto, sia i colori, sia i dettagli. Possiamo vedere come il ghi di Goku in questa figure è molto chiaro, quasi giallo, mentre la maglietta che porta sotto ovviamente è un blu più acceso, è quasi un blu scuro. La posa è bella, è molto bella, è diversa dalle solite perché non sta già lanciando la sua Kamehameha, ma la sta ancora caricando. Questa è la fase iniziale della Kamehameha. Bella, bella, ma apriamo la figure che fa da coppia a quella di Goku, che è questa di Vegeta, tratta dallo spin-off / crossover con Slam Dunk. No, sto scherzando. Sembra quasi che sta urlando di dolore per la basetta. In alcuni casi, molto spesso, le due figure possono essere in una certa maniera assemblate, o meglio, possono essere posizionate in maniera tale che sembrano interagire l'una con l'altra. In questo caso no. A meno che voi non vogliate divertirvi a cercare una posa da utilizzare, potete mettere Vegeta che fa il ponte, oppure Vegeta che viene retto da Goku in questa maniera, tipo la pietà di Michelangelo. Cazzo, è bellissima come posa questa, sembra Giorgio. Messe una di fronte all'altra, quindi sulla basetta, Vegeta non in giro per casa. Sembra che stiano combattendo. Non c'è una vera e propria interazione tra le due figure, perché possono essere usate esposte benissimo singolarmente, non c'è bisogno di comprare una coppia. Diciamo che avrei preferito più due figure con interazione, perché messe così vicine non hanno molto senso. Da sole un po' di più, ma insieme no. Diciamo che la mia preferita rimarrà questa di Goku bambino. Tra le quattro che vi abbiamo mostrato, quella di Goku bambino forse è la più bella, sia come posa che anche come dettagli. Queste invece sono figure per chi è più affezionato o magari preferisce andare sul classico, sul tranquillo, quindi Vegeta, Goku Super Saiyan. Ma comunque sono quattro belle figure, noi vi consigliamo sempre l'acquisto. Detto ciò, vi rimandiamo al prossimo video, alla seconda parte di questo video dedicato completamente a ben 5 figure tratte da One Piece. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.akibagamers.it. Ciao!